Buonasera, ben ritrovati e pronti a proseguire il nostro percorso. La volta scorsa abbiamo introdotto un po' le motivazioni di un corso di storia della Chiesa all'interno di un corso di studi in teologia. Abbiamo visto che le motivazioni sono varie, le scuole di pensiero sono state diverse e che quello che è più importante di tutto è comunque conservare anche per la storia della Chiesa il metodo critico, quello che direttamente si rifà alle fonti storiche, pena, come dicevamo lunedì scorso, il raccontare più che storia un romanzo storico. E queste sono regole molto semplici dalle quali anche lo storico della Chiesa, nutrito di riflessione teologica, non può prescindere, nemmeno lui può prescindere da questo. Ci eravamo un po' lasciati sulle fonti che di ciò che concerne l'ambiente ebraico riguardo alle origini del cristianesimo. Avevamo parlato, appunto, se vi ricordate, del contesto giudaico, dove questa fede, che abbiamo detto non è sicuramente caduta dal cielo, quindi che sicuramente ha un aspetto carnale e terroso, dicevamo la volta scorsa, il contesto nel quale appunto questa fede è nata. Abbiamo riflettuto sul Tempio, sulla sinagoga, sul modo di pregare dei nostri fratelli ebrei, direbbe qualcuno. E qui ci eravamo fermati. Questa sera proseguiamo prendendo adesso in considerazione l'ambiente greco-romano in rapporto al cristianesimo. Quello che noi andremo a considerare è appunto adesso un po' la controparte pagana di ciò che sono le fonti cristiane. Dico già che mi avevate chiesto appunto di far girare questa dispensa, e dalla prossima volta, dal lunedì prossimo, potrò già lasciarvi qualcosa, di modo che poi anche magari durante le vacanze di Natale possiate già farli girare tra di voi e possiate un attimo rileggere. Vi consiglio, ecco, di più che altro confrontare i vostri appunti con questo, così che poi comunque i vostri appunti possano restare una base d'appoggio sicura per un ripasso. Ecco, dopo, già comunque da lunedì prossimo, potrò darvi qualcosa. Chiusa parentesi. Gli aspetti più importanti dell'ambiente greco-romano in rapporto al cristianesimo sono costituiti prima di tutto in Oriente dalle conquiste romane dei regni ellenistici e in seconda istanza a Roma dalla nascita del Principato. Dopo decenni di conflittualità esterna ed interna, Ottaviano Augusto mette in sesto la situazione, inaugurando un tempo di pace, come ci confermano i nostri libri di storia antica. Sappiamo che, per esempio, il 30 gennaio del 9 avanti Cristo a Roma viene inaugurata la celeberrima Parapacis, l'altare della pace di Augusto. Questo perché appunto i romani intendevano celebrare un periodo di guerra, dicevano, mi ricordo le nostre lezioni di latino e greco quando facevamo il liceo classico, gli unici durante l'impero, il principato di Cesare e Ottaviano, furono gli unici anni in cui le porte del tempio di Marte al foro romano rimasero chiuse, altrimenti nel mondo romano vedere le porte del Tempio di Marte aperte significava Roma è in guerra.
nella sua lunga storia si dice che solo durante l'impero di Augusto le porte del Tempio di Marte rimasero chiuse. E la pace viene appunto elevata al rango di divinità dai romani. Virgilio, per esempio, sappiamo nell'Eneide, canta l'avvento della pace, che dopo l'età del ferro dà inizio all'età dell'oro, per fare un esempio. Se dal punto di vista militare Roma conquista il mondo ellenistico, sappiamo che dal punto di vista culturale ne viene conquistata, come afferma Orazio. La cultura greca conquista il rude conquistatore ed entra nel Lazio. La lingua greca prende piede anche a Roma. E infatti tutti gli scritti, anche cristiani, dei primi secoli, sappiamo che sono in greco. Soprattutto in questo periodo si era venuto sviluppando in tutte le diverse scuole filosofiche uno spiccato interesse per l'uomo e in modo particolare per l'etica, per la morale, ovvero per come rendere felice l'uomo. Qual è l'esempio più classico dei pensatori di quest'epoca? Epicuro. Epicuro che parla di felicità. Un altro esempio classico dell'epoca è Cicerone. Cicerone, un altro nome dell'epoca, è Seneca, che sostengono la dimensione cosmica dell'uomo. Ecco, questo non c'entra tanto con magari la storia del cristianesimo, ma proprio per farvi capire il contesto culturale pagano dove il cristianesimo prende corpo. A livello popolare, invece, ci si trovava in una situazione in cui il politeismo ufficiale sembrava ormai svuotato di significato e non più consono alle esigenze. Pertanto, anche nella stessa Roma, ci si rivolgeva a nuove forme di religiosità, soprattutto provenienti dal mondo orientale. Queste nuove religiosità, nelle loro differenze, erano caratterizzate da due fattori comuni. Prima di tutto, la presenza di riti di iniziazione. Riti di iniziazione a volte segreti, che contribuivano a dare un senso di appartenenza forte. Un altro aspetto fondamentale, invece, era proprio quello del mito. Il mito costante di una divinità che muore e risorge. Miti di divinità che muoiono e risorgono erano presenti nel panorama interreligioso dell'ecumene romano, dell'universo romano. Per esempio, il mito di Cibele, tanto per fare dei nomi, in Siria. Il mito di Iside e Osiride in Egitto. Il mito di Mitra dell'ambiente persiano. Era presente inoltre, attenzione alla parola, una sorta di aretologia, aretologia, aretologia. Cosa significa aretologia? Discorso sulle virtù da praticare, arete in greco, virtù. Discorso sulla virtù. In questi culti esistevano anche appunto delle riflessioni su quelle che erano le virtù da praticare, frequenti riferimenti per esempio anche alla madre delle divinità e racconti di miracoli accaduti nei diversi santuari. La differenza fondamentale però è che in queste religiosità il miracolo doveva originare la fede. Mentre nel cristianesimo, attenzione, è la fede a generare il miracolo. Qual è in fondo l'unico miracolo vero e proprio dei Vangeli? Se ci riflettiamo, il più grande di tutti è
è uno solo, la risurrezione di Gesù. Consideriamo adesso quali sono i testi pagani, testi sul cristianesimo nascente, come nel mondo pagano si parla, in che modo si parla del cristianesimo nascente, chi ne parla. È importante sottolineare appunto come questi testi concordino nel termine usato per designare il cristianesimo. Tutti questi testi dell'ambiente pagano lo definiscono una superstizione. Chiariamo però cosa significasse il termine superstizione all'epoca. Superstizione era qualsiasi forma di culto che si ponesse al di fuori del culto delle divinità ufficialmente riconosciute. Quindi, superstizione indicava una deviazione e come tale sempre di carattere negativo. Questi stessi testi, poi li rivedremo parlando delle persecuzioni contro i cristiani, ma sotto un'angolatura diversa. Adesso ci interessano per conoscere come fosse vissuto il fenomeno del cristianesimo e del suo diffondersi. Ecco, gli esempi sono questi. Il primo esempio è Plinio il Giovane nell'Epistola a Traiano. Ecco, Plinio il Giovane è l'autore, lo scritto, la fonte che vi sottopongo è l'Epistola a Traiano. Vi dico qualcosa. Questo Plinio il Giovane, amico di Traiano, e da questi mandato come proconsole in Bitinia, cioè l'attuale Turchia più o meno, nel 61 d.C., si interroga su quale comportamento seguire nei confronti dei cristiani. E per avere chiarimenti si rivolge direttamente all'imperatore, a Traiano. Le osservazioni che possiamo fare su questa lettera sono, prima di tutto, Plinio pone un interrogativo diretto e preciso circa il comportamento nei riguardi dei cristiani. Io che devo fare nei confronti di questi cristiani? Come mi devo comportare? Precisa poi l'interrogativo nei particolari, chiedendo se esistono differenze collegate all'età e se la tenera età debba essere trattata diversamente da quella adulta, cioè se io trovo un cristiano bambino di minore età, come mi devo comportare? Come con l'adulto? Se debba punire una persona già soltanto perché si presenta come un cristiano, anche senza crimini o atti delittuosi commessi, o se si possa usare clemenza con chi si pente. Poi, descrivendo il suo comportamento da sottoporre al giudizio dell'imperatore, afferma di aver ripetutamente chiesto se fossero cristiani e denuncia la testardaggine e l'inflessibile ostinazione di questi anche di fronte alla minaccia del supplizio. L'invocazione degli dèi, secondo la formula imposta da Plinio, i sacrifici di incenso e vino davanti alla statua dell'imperatore e la maledizione del Cristo sono le tre prove richieste per essere rilasciati. I cristiani dovevano fare questo per essere rilasciati, poiché queste sono cose impossibili da ottenere da coloro che sono veramente cristiani. Ecco, interessante poi l'epistola a Traiano perché descrive anche le abitudini dei primi cristiani: riunirsi per esempio prima dell'alba in un determinato giorno, cantare un inno al Cristo, obbligarsi con giuramento a non commettere delitti, furti o brigantaggi, né a negare, se invitati, di effettuare un deposito, cioè un'elemosina. Riunirsi infine insieme a prendere del cibo. P.
Plinio conclude questa lettera a Traiano dicendo che il fenomeno si sta diffondendo nelle città, nelle borgate e nelle campagne come un contagio. Globalmente vediamo che la lettera ci fornisce molte indicazioni da parte di una persona che non ha nessun interesse a prendere le parti dei cristiani e a falsificare la verità. Questo Plinio non è assolutamente dalla parte dei cristiani, non abbiamo assolutamente quella che potremmo definire altrimenti una fonte apologetica, attenti, apologesi nel senso difesa a oltranza. Siamo davanti a uno che dice, questi mi danno fastidio, come mi devo comportare? Per intenderci. Un secondo esempio di testo pagano lo troviamo nello scrittore Tacito, nello storico Tacito. Scrive un'opera monumentale Tacito, i cosiddetti Annales, e nei suoi Annales parla dell'incendio di Roma del 19 luglio del 64 d.C. Tacito, chi viene da studi classici se lo potrà ricordare, è convinto che il mandatario di questo famoso incendio di Roma sia stato Nerone, interessato alla costruzione di un quartiere completamente nuovo, per scacciare le accuse da sé. Ma appunto per scacciare queste accuse da sé che fa? Nerone, secondo il racconto di Tacito, dà la colpa e punisce con il massimo della crudeltà un gruppo odiato per i suoi sacrilegi e comunemente chiamati cristiani. Nei suoi Annales Tacito li chiama i cristiani, dal nome di Cristo che era stato giustiziato da Ponzio Pilato durante l'impero di Tiberio. Ecco, Tacito nei suoi Annales descrive, è interessante perché descrive la crudeltà delle punizioni, tale da suscitare anche un sentimento di pietà. Che possiamo dire di questi Annales di Tacito? Che qui abbiamo un riferimento concreto e situabile nel tempo a Cristo, un riferimento diretto a Cristo e alla sua condanna a morte. Un'altra cosa interessante è che il cristianesimo è definito una superstizione pericolosa, dilagata dopo una prima battuta di arresto alla morte di Cristo e giunta fino a Roma, dove giungono tutte le cose sordide e degradanti da ogni parte del mondo. Queste sono parole di Tacito. A Roma giungono tutte le cose sordide e degradanti, Roma cloaca del mondo, la chiameranno i suoi Annales. L'accusa, secondo Tacito, l'accusa che viene mossa ai cristiani qual è? Quella di odio del genere umano, che era, guarda caso, la stessa accusa rivolta ai giudei e motivata in parte dal loro astenersi dal partecipare a riti o a spettacoli pubblici, i famosi panem et circenses, per intenderci. Poi parla anche di spettacoli organizzati da Nerone nel circo, lo stadio di Caligola, il famoso stadio Vaticano, costruito vicino al colle Vaticano. E poi Tacito parla anche di una moltitudine di cristiani condannati sotto Nerone e in più anche di due nomi specifici, i primi due nomi specifici, Tacito di nomina, Pietro e Paolo. Parla anche per esempio di uno dei successori di Pietro, Clemente. Questo per quanto riguarda gli Annales di Tacito. Un altro esempio lo troviamo in Svetonio, che scrive la cosiddetta Vita di Nerone. Nella Vita di Nerone, Svetonio riferisce che vennero condannati al supplizio i cristiani, una setta di individui dediti a una nuova e malefica superstizione. Ecco, questi sono esempi che ci forniscono appunto un'idea su come l'ambiente pagano abbia accolto questa sorta
di nuova religione. Superstizio da chiamarlo. Dobbiamo fare adesso un salto in avanti e considerare invece quelli che sono i veri e propri testi cristiani. Riguarda i testi cristiani sulle origini del cristianesimo, dobbiamo porci due domande. Primo, quali sono questi testi e che problemi portano? Secondo, come leggerli in una corretta interpretazione critica moderna? Prima domanda, quali sono i testi cristiani e che problemi portano? C'è da dire prima, soprattutto, che si tratta di testi del primo secolo e della prima metà del secondo secolo. Da un punto di vista della storia della Chiesa, potremmo non tenere conto della separazione tra libri canonici ispirati e libri non canonici. A noi, più che la canonicità e ispirazione, interessa infatti la collocazione nel tempo e la comprensione dei fatti storici, anche se teologicamente parlando la distinzione canonici-non canonici, noi sappiamo, è di estrema rilevanza. Quindi la distinzione fondamentale che dobbiamo fare è tra, da una parte, libri del Nuovo Testamento, che sono più o meno tutti databili intorno al primo secolo, e la controparte è libri dei cosiddetti padri apostolici, che sono compresi tra il primo secolo e la prima metà del secondo secolo. Alcuni quindi sono contemporanei al Nuovo Testamento. Vediamo questi scritti del Nuovo Testamento. Ecco, noi sappiamo che nel Nuovo Testamento, in analogia con la suddivisione dei libri dell'Antico Testamento, distinguiamo tra libri storici, libri didattici e libri profetici. I libri storici sono quelli che contengono il racconto della rivelazione e sono appunto i quattro Vangeli più gli Atti. I libri didattici sono quelli invece della risposta umana alla rivelazione. Sono il corpo delle lettere paoline più le sette lettere dette cattoliche, cioè universali, indirizzate alla Chiesa universale. Poi, per quanto riguarda i libri profetici, indichiamo appunto il libro dell'Apocalisse, il cosiddetto libro del compimento ultimo. Questa suddivisione per contenuto non rispetta però l'andamento cronologico della composizione, secondo cui la successione nella stesura sarebbe la seguente. Cronologicamente sarebbe così. Prima di tutto verrebbero cronologicamente le lettere paoline. Più o meno le possiamo datare dal 51 al 63 a.C. Ancora non ci sono in questo periodo i Vangeli. Si sviluppa già una cristologia molto approfondita. E viceversa, prego. Prego, non ho 51-63 dopo. Dopo Cristo, sì, dopo Cristo. 51-63, siamo appunto in progressione. Non avevo capito, scusate. Dopo Cristo, sì. Sapete, ecco, ripeto, sono ancora i Vangeli e si sviluppa già una cristologia molto approfondita. E viceversa, quando vengono scritti i Vangeli, esistevano già testi di grande portata dottrinale, i famosi inni cristologici, penso che la professoressa Tellung sicuramente ve ne avrà parlato, i famosi inni cristologici delle lettere pauline. Prima di tutto dunque vengono le lettere pauline, poi vengono i Vangeli secondo Marco, Matteo e Luca. Ovviamente in questo periodo comprendiamo anche gli Atti. Prima viene composto Marco, poi Matteo, e poi Luca e Atti. E
sono composti in questo ordine più o meno a partire dal 70 d.C. Vengono poi le sette lettere cattoliche, composte nel ventennio tra il 70 e il 90 d.C. Infine, a partire dal 90 d.C. si ha il cosiddetto corpo giovanneo, cioè il quarto Vangelo e l'Apocalisse. Si pone pertanto un primo interrogativo. In che misura questi libri detti storici hanno subito l'influenza della teologia sviluppata da Paolo? Nella risposta bisogna considerare anche che tutti i libri contengono tutti e tre gli aspetti storico, dottrinale e di compimento. E questa classificazione che noi abbiamo dato in storici, didattici e profetici viene fatta solo in base al carattere prevalente dell'opera. I libri detti storici, pur contenendo indubbiamente nella narrazione molti riferimenti storici, non vanno presi però come se fossero libri di storia, ma sempre visti nell'ottica teologica sviluppata dall'autore. Non possiamo prenderli precisamente come libri di storia. Sono i Vangeli, sono anche e soprattutto delle opere teologiche, per esempio. Questi sono appunto gli scritti del Nuovo Testamento. Abbiamo detto però che ci sono anche i cosiddetti scritti dei padri apostolici, dal primo secolo alla prima metà del secondo secolo. Ne facciamo alcuni esempi. L'esempio più celebre degli scritti dei padri apostolici è la cosiddetta Didache. Didache, che sarebbe la parola greca che significa insegnamento. Ed è uno scritto della prima metà del primo secolo, anteriore forse agli stessi Vangeli. Dottrina dei dodici apostoli, Didache. Possiamo fare poi l'esempio della prima lettera di Clemente, Papa, ai Corinzi, che viene scritta da Clemente, terzo papa dopo Pietro e Cleto, verso il 90, e viene indirizzata ai Corinzi, presso cui si erano verificate espulsioni di presbiteri. A titolo informativo, Clemente in questa lettera si scusa per il ritardo del suo intervento, mostrando in questo modo come vi fosse già una sorta di primato della Chiesa di Roma, chiamata ad intervenire su un problema sorto in una comunità geograficamente lontana, come quella di Corinto. Il terzo esempio di scritto dei padri apostolici sono le sette lettere di Ignazio di Antiochia. Sette lettere. E, per esempio, chi di voi prega l'ufficio delle letture, di solito nella liturgia delle ore lo trova, se mi ricordo bene, verso le ultime settimane del tempo ordinario, nella seconda lettura dell'ufficio delle letture. Ignazio, mentre viaggia verso Roma per essere sottoposto al martirio, incontra le diverse comunità che accorrono a salutarlo e invia subito dopo, una lettera di ringraziamento. Su 14 lettere attribuite ad Ignazio, solo 7 però sono da considerarsi autentiche. Esse costituiscono una fonte di informazione sulle diverse comunità di cui in qualche modo Ignazio ci fornisce anche il nome del vescovo. E queste sette lettere comunque dimostrano come già in questo momento si fosse sviluppata una forma di governo monarchico-episcopale, monarchico-episcopale nel senso solo uno è episcopo, colui che sta al di sopra e che guarda dal di sopra. Il quarto esempio di scritto dei padri apostolici è intitolato Il pastore di Erma. Pastore di Erma. L'autore mostra come già all'inizio del cristianesimo si ponesse il problema della coerenza di vita del cristiano.
Una volta ammesso dopo un lungo catecumenato adulto nella comunità con la remissione dei peccati mediante il battesimo, qual era la posizione da assumere nei confronti del cristiano incoerente se ricadesse nel peccato? Se uno peccava dopo il battesimo, viene posto questo interrogativo nel pastore di Erma. Che fare? Le posizioni oscillavano tra una sorta di rigorismo e un aspetto più conciliante. Il pastore di Erma, comunque, ecco, è un testo tutto a carattere penitenziale. Quinto esempio è la cosiddetta lettera a Diognieto. Per esempio, questa lettera a Diognieto è molto interessante perché è citata anche al capitolo 4 della Costituzione dogmatica Lumen Gentium del Vaticano II. E questo scritto di un autore anonimo illustra quale fosse la coscienza da parte dei cristiani di essere parte del mondo e dei suoi problemi. Essi sono nel mondo, ma non del mondo. Avete mai sentito questa espressione? Ecco, appunto, sappiate che è tratta da questa famosa lettera di Diognieto. Di fronte all'accusa di non partecipare ai problemi del mondo, l'autore risponde che i cristiani sono cittadini del cielo e cittadini di questo mondo. Del mondo, ma non nel mondo, ecco, ma non del mondo. Sesto esempio è la lettera dello pseudo Barnaba, attribuito falsamente ad un Barnaba, compagno di tanti viaggi missionari di Paolo, mostra invece il rapporto conflittuale che si era generato sin da subito col giudaismo. Un altro esempio è il cosiddetto martirio di Policarpo. Anche questo, per esempio, chi prega la liturgia delle ore lo trova diverse volte nel tempo ordinario, nell'ufficio delle letture. Qui viene redatta su richiesta della stessa comunità la descrizione del martirio del vescovo Policarpo di Smirne. Siamo nel periodo in cui si sviluppa appunto il culto dei martiri. Ci sono poi, come ultimo esempio, i cosiddetti scritti di Papia, vescovo di Gerapoli in Asia Minore, cioè in Turchia. E sono anche questi interessanti per le notizie che forniscono a proposito delle attribuzioni dei Vangeli. Ecco, questi sono appunto gli esempi degli scritti dei padri apostolici. Abbiamo visto dunque adesso, con questa veloce carrellata, quali sono stati un po' sia l'ambiente pagano, romano, che l'ambiente la volta scorsa ebraico nel quale il cristianesimo ha mosso i primi passi, e abbiamo chiamato un po' a testimonianza sia alcuni scritti del mondo pagano che sono comunque preziosissimi, preziosissimi, perché vuoi o non vuoi in essi si comincia a parlare del Cristo. E adesso avevamo richiamato poi i cosiddetti testi cristiani, quelli che troviamo appunto nel Nuovo Testamento e quelli che troviamo negli scritti dei padri apostolici. Vi consiglio di fare adesso 2 minuti di pausa, così che poi potremo passare a un nuovo concetto successivamente fino alle 10.